Per 2 giorni la città delle stelle europea ha albergato al Grand Palais di Parigi in occasione del Consiglio dell'ESA a livello ministeriale e di 3 miliardi il contributo dell'Italia all'Agenzia Spaziale Europea, che si conferma così al terzo posto fra i Paesi membri dopo Germania e Francia. L'ESA ha svelato le nuove reclute, astronauti europei che sono stati scelti fra quasi 23.000 candidati, per la prima volta rispettando criteri di parità, e sono state incluse anche persone con disabilità. 5 dei prescelti inizieranno una dura preparazione di un anno per diventare astronauti e 12 saranno gli astronauti in panchina, pronti a fare dei rimpiazzi. L'Italia ha ottenuto l'impegno formale da parte dell'ESA che uno dei due astronauti italiani della classe 2009, ossia Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano, parteciperà alla prevista missione a bordo della futura stazione spaziale Lunar Gateway nell'orbita lunare tra il 2025 e il 2030. Fra le new entry anche l'astronauta spagnolo Pablo Álvarez Fernández. Please do come on stage for the photograph, everybody. First astronauts. I think.